Diamo, in poche parole, uno sguardo a tutta la strada lasciataci indietro. La Framassoneria è, secondo le nostre ricerche, un'istituzione destinata a cancellare l'unilateralità della cultura ricevuta dall'uomo nella maggiore società e ad elevare questa cultura universale. Ci siamo domandati: quali sono le parti e gli oggetti della cultura umana che si devono ricevere in questa associazione? E abbiamo risposto: la cultura alla religione come cittadino di un mondo invisibile, la cultura per lo Stato come cittadino di una data parte del mondo visibile, infine, l'educazione per la capacità e l'abilità di dominare la natura priva di ragione, quali esseri razionali. E ancora abbiamo chiesto: quali sono i mezzi dell'associazione per comunicare questa cultura ai suoi membri? E abbiamo risposto: l'insegnamento e l'esempio. Rimaneva ormai da rispondere ancora alla domanda: quale può essere propriamente lo scopo finale dell'istruzione e dell'esempio massonico? E si è risposto: nella religione. L'eliminazione di ogni elemento accidentale introdotto dalle condizioni di tempo e di luogo nell'idea religiosa della società, sì che la religione è unilateralmente concepita o come unico scopo separato da tutto il nostro operare, o quale mezzo per un qualche fine sensibile. Rispetto alla cultura, per la legge e il diritto, intima congiunzione del sentimento cosmopolita con la coscienza di cittadino di uno Stato, nella quale il massone osserva con la più scrupolosa esattezza le leggi del suo paese e la imposizione delle autorità a lui superiori, ma non come se esistesse soltanto il suo paese, patriottismo devastatore dei Romani, eccetera, ma perché esso è una parte dell'intera umanità. Infine, rispetto allo scopo di sottomettere la natura alla ragione, la familiarità con questo scopo gli giova in parte a svegliare in lui la fedeltà al suo ufficio e fargli proprio un punto di vista superiore per le sue attività apparentemente subordinate, in parte a mettergli in mano la vera misura per la valutazione dei fedeli realizzatori degli scopi dell'umanità, qualunque sia il posto dove essi si trovano. A questa meta deve mirare l'istruzione massonica per produrre quelle convinzioni che conducono a tal modo di pensare. Su cosa si fondi l'esempio massonico in quanto tale? Come divenga manifesta presso i membri dell'associazione una maniera di agire in cui non si può disconoscere la plurilateralità del loro sentimento, la purezza del loro pensare? Dove ponga ciascuno la mira per cooperare al bene degli altri, senza pretese né vanità, col sacrificio dei suoi diritti di cittadino, di scienziato o di artista, e riguardando esclusivamente a quanto giova e serva fruttuosamente per la vita, in vantaggio della cultura puramente umana. Tutto ciò ciascuno lo potrà ricavare e distinguere da sé medesimo, secondo quel che si è detto. Per ora vogliamo occuparci solo dell'istruzione massonica e, una volta considerato il suo contenuto, indagare ancora come pur possa sorgere, propagarsi ed accrescersi una tale istruzione. Teniamoci costantemente fermi anche in questa indagine, come in tutto ciò che precede, al punto di partenza di un profano che nulla sappia, nemmeno storicamente,
dei misteri e dell'ordine, tranne quanto generalmente si conosce, ma che brami di progredire con amore di verità e logica coerenza. Proseguiamo ora nella nostra argomentazione. Finché nello stato di natura gli uomini non si educano propriamente da sé, e cioè con coscienza e intenzione secondo una regola, ma vengono educati dalle circostanze a cui essi dolorosamente si sottomettono, non è certo ancora il caso di parlare di quella cultura alla quale soltanto qui pensiamo, né in forma pubblica, nella maggiore società civile, né in forma segreta, in una più ristretta e separata associazione. Per il momento, l'umanità non si matura in tali condizioni se non alla capacità di un'educazione riflessa e calcolata. Ma avviene questa maturità e sorgono classi particolari, istituzioni religiose o almeno un sacerdozio, leggi, costituzione e autorità. Sorge, in una parola tutta, quella condizione del genere umano che ho già descritta. Siccome, secondo la mia ipotesi, tutti provengono dal medesimo punto, dallo stato di natura, non può essere da principio molto notevole la diversità della loro cultura, né accrescersi di molto l'unilateralità e la deficienza di questa cultura. Ma il processo di separazione continua. Le nuove stirpi umane sono d'ora in poi generate in una certa classe e per una certa condizione sociale. Ad ogni nuova generazione le diverse classi si trovano sempre più nettamente staccate l'una dall'altra. Indi, a poco, insieme ai vantaggi dell'educazione sociale, vengono ad introdursi i suoi svantaggi sopra descritti. E con questi anche l'esigenza di portar loro rimedio per l'unica via possibile, cioè mediante un'associazione separata. Non m'è ignoto che in parecchi stati e ordinamenti politici, specialmente nel mondo antico, esistevano molteplici correnti e istituzioni affatto pubbliche, le quali si opponevano ad una tale netta separazione delle classi, quale vediamo nel mondo moderno, e procuravano un certo equilibrio nella loro evoluzione generale. Ma so altresì che queste correnti esistevano però solo nei più piccoli stati del mondo antico e che anche in quelli esse erano ben lontane dal produrre un pieno equilibrio. In una parola, le deficienze dell'educazione umana, che secondo le nostre conclusioni possono essere eliminate solo mediante un'associazione quale noi concepiamo la massonica oggi esistente, debbono essere tanto antiche quanto l'ordinamento sociale, posto che sono una conseguenza necessaria di questo. Ma se esse sono esistite, vi sono pure sempre state, senza dubbio, anche degli uomini eccellenti che le hanno osservate. Ma se esse sono state osservate, senza dubbio, quei medesimi che le osservano hanno ad un tempo trovato altresì l'unico mezzo possibile per mettervi rimedio, oltre cioè della segregazione in società chiuse, rivolte allo scopo della cultura puramente umana, e si sono uniti con altre persone della stessa idea per attuare i loro disegni. Dunque, è sommamente verosimile che accanto alla cultura pubblica vi sia sempre stata nella società una cultura segreta che è proceduta di pari passo con la prima. Con essa è accesa e caduta e ha avuto su quella un influsso inosservato, a sua volta godendo o soffrendo essa stessa per l'influsso nell'altra. Come ad esempio Pitagora e la sua famosa lega negli stati della Magna Grecia. Dunque poniamo come prima proposizione che meriti il nostro interesse la tesi seguente.
Può ben darsi che, fin dove giunge a risalire la storia, vi siano sempre state istituzioni educative segrete, ossia separate, e che si debbono necessariamente separare dalle pubbliche. Soltanto là non trova posto alcun istituto esoterico di cultura dove non c'è neppure alcuna istituzione pubblica per opera della maggiore società ordinatamente costituita. Fra rozzi selvaggi o in mezzo a popoli di pastori erranti non occorre nessuna istituzione per cancellare l'unilateralità del sacerdozio o della legislazione, dato che essi non si sono nemmeno elevati fino ad avere un sacerdozio o una legislazione. Tra loro non si debbono cercare pertanto misteri di sorta, poiché si tratta di assurda superstizione. Nessun mistero che corregga e innalzi la verità autorizzata della nazione, poiché essi non hanno ancora neppure una verità nazionale. Ma quale cammino abbia preso la pubblica cultura, noi lo sappiamo con qualche certezza dalla pubblica storia. È vero che l'origine e la fonte prima di questa cultura si nascondono in una segreta oscurità o si avvolgono nella poesia mitica. E abbiamo anzi trovato, anche posteriormente, popoli dotati di alta cultura, pensa per ora soltanto agli indiani e ai cinesi, la cui storia culturale non si riattacca per nulla alla catena su cui stendiamo lo sguardo, né forma di essa anello alcuno, e che da soli ricondurrebbero ad una più alta scaturigine di civiltà della nostra specie, che non sia quella conosciuta dalla nostra storia. Però, frattanto, lasciate da parte queste considerazioni, possiamo scorgere anche nella nostra storia un progresso ed una ininterrotta catena di civiltà che procede dagli egiziani ai greci, da questi ai popoli dell'Asia Minore, da questi di nuovo ai greci, dai greci ai romani, e da questi, dopo la fusione con il cristianesimo, sorto frattanto in Oriente, fino ai moderni europei. In tutto questo processo ci fu bisogno di istituzioni di cultura. È verosimile, così suona la nostra prima proposizione sopra enunciata, che ve ne siano effettivamente state. Tutta quanta la cultura pubblica nella suddetta serie di tempi e di popoli è sempre una e medesima cultura, un filone compatto che agevolmente assume l'impronta del carattere nazionale di ciascun popolo a cui esso perviene e che si accresce e si perfeziona per i progressi dello spirito umano presso ciascun popolo. È pertanto sommamente verosimile? E questa è la seconda natural conseguenza da noi ricavata, restando dal punto di partenza del profano, che una simile compatta catena di cultura esoterica si sia snodata accanto a tal filone di cultura pubblica, giù per gli stessi tempi e popoli, e precisamente come la pubblica sia pervenuta fino ai nostri tempi. È possibile che, come si congiunse alla pubblica cultura il cristianesimo proveniente da un'altra origine, nella stessa epoca anche la cultura esoterica esistente si sia annessa alla cultura esoterica degli stessi popoli orientali, dalla cui pubblica cultura sorse il cristianesimo. Per quel che riguarda la cultura pubblica, fu indiscutibilmente opportuno, siccome ciascuno deve avere ad essa, per quanto ne sia capace, il più facile accesso possibile, che ella fosse esposta in durevoli monumenti, a misura che fu ritrovata l'arte di rendere fissi e visibili all'occhio i pensieri veloci e la parola fugace. Ma alla cultura esoterica deve poter accedere giusta la sua essenza non già ognuno, ma solo colui che è già passato attraverso la cultura pubblica e da essa è già perfezionato al possibile.
La cultura esoterica, come è chiaro per tutto quanto si è detto, non può precedere quella pubblica, ma piuttosto presuppone essa stessa la pubblica. Tantomeno può andare di pari passo con questa, senza che vengano avviliti gli scopi di entrambe, ma può facilmente seguirla.